contro il ciberbullismo, un progetto europeo che ha coinvolto 250 giovani torinesi. I risultati del lavoro in mostra in Piazza Castello a Torino. Si chiama Non bullarti di me ed è un progetto europeo fatto da giovani per i giovani che vuole combattere il fenomeno del cyberbullismo. I risultati sono stati presentati questa mattina in Piazza Castello a Torino, ma il progetto guarda avanti al prossimo anno scolastico. Battista Gardoncini. Si può usare la rete per colpire i più deboli, quelli non omologati al gruppo, i diversi, e purtroppo accade molto spesso, tanto che è stato addirittura coniato il termine cyberbullismo. Ma la rete, con le sue infinite possibilità, può anche essere usata in modo positivo. Questo video, prodotto dai ragazzi della seconda D del liceo artistico torinese, è uno dei tanti lavori del progetto Non bullarti di me, che ha coinvolto 250 giovani di 5 scuole superiori cittadine. Non solo video, ma anche installazioni artistiche, musica, graffiti, fotografie, tutti sul tema del cyberbullismo. L'idea è venuta al gruppo informale di giovani No Hate Speech, niente parole d'odio, che l'ha trasformata in un progetto europeo con l'appoggio del centro Sereno Regis. Si può fermare, si può stoppare il cyberbullo, ma di cosa si nutre il cyberbullismo? Si nutre di una cultura violenta che può essere razzismo, può essere omofobia, può essere violenza di genere. Quindi un po' il nostro obiettivo era andare alle radici di questo fenomeno e educare i ragazzi alla differenza, alla costruzione di relazioni positive, all'empatia, educare alle emozioni e al rapporto con l'altro. Ma il progetto si ferma qui. L'anno prossimo saranno proprio gli studenti coinvolti quest'anno nell'iniziativa a farla vivere, portando i propri lavori nelle scuole medie torinesi. E per mettere in comune esperienze e idee è nato un blog che si può trovare all'indirizzo nonbullartidime.com.